Buongiornissimo amici e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ima e questo è il mio canale YouTube. In questo video voglio consigliarvi dei libri da leggere se vi sono piaciuti i libri di Sally Rooney. Spesso ricevo su Instagram domande di questo tipo e lì per lì non ho mai il consiglio giusto. E quindi ho pensato di fare un video in cui raccolgo tutti i consigli che mi vengono in mente guardando nella mia libreria tra i libri letti e consigliarli a voi. Tutti i libri che vi consiglio sono libri che ho letto, so che ci sono mille altri libri, anche molto più discussi magari di quelli che presento io, sempre riguardanti le tematiche che tratta anche Sally Rooney, però io non li ho letti, per esempio Tempi eccitanti, ne sento parlare sempre riguardo a Sally Rooney, ma io non l'ho ancora letto, quindi non posso pronunciarmi, preferisco parlare di libri che ho letto e che insomma mi sono piaciuti e per qualche motivo mi hanno ricordato Sally Rooney. Magari insomma, siccome ne ho diversi in libreria a proposito insomma di queste tematiche, magari non è escluso che io faccia un altro video in cui vi mostro, vi consiglio altri libri che secondo me magari ricordano un po' Sally Rooney. Quindi tutti questi libri che ho qua sono libri che per qualche motivo mi hanno ricordato Sally Rooney. Magari per tematiche, personaggi, ambientazione, insomma, per qualche motivo. Partiamo subito con il primo consiglio che è My Year of Rest and Relaxation di Utessa Mosfeg, in italiano Il mio anno di riposo e oblio. Secondo me ricorda Sally Rooney per le tematiche, perché anche qui abbiamo una persona privilegiata, una persona che ha problemi di instabilità mentale, abbiamo dei rapporti di subordinazione, abbiamo insomma delle tematiche che spesso io ritrovo nei libri di Sally Rooney. La scrittura mi è piaciuta molto, è un po' diversa da quella di Sally Rooney, però comunque è sempre un po' così che tende quasi ad analizzare, un po' fredda, un po' cinica, che mi ricorda un pochino quella di Sally Rooney, ma questo qua secondo me è un libro un po' più cupo. A me è piaciuto tanto, mi pare di averlo letto anche prima dei libri di Sally Rooney. Secondo me, se vi è piaciuta, se vi sono piaciuti i libri di Sally Rooney, potrebbe piacervi anche questo. Poi, secondo consiglio è Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa di Francesca Mattei. Questo ve lo consiglio perché anche qua si parla di millennials. Qua, magari in questo libro siamo un po' più confinati al territorio italiano perché, insomma, mi ricorda molto di più i millennials italiani, però c'è sempre insomma questo alone di incertezza che avvolge le vite di persone che hanno la mia età. Questo libro è molto fisico e magari non c'è così tanta fisicità nei libri di Sally Rooney, ma qualcosa secondo me sì. E quindi se vi interessano personaggi che hanno più o meno che sono più o meno in quella fascia d'età lì e magari volete leggere qualcosa di italiano, cioè su questo tema, secondo me questo libro ci sta, è una raccolta di racconti, ve lo dico così, se non vi piacciono le raccolte di racconti sapete a cosa andate incontro. Poi, altro libro che in realtà ho finito di leggere pochissimi giorni fa è Gli amanti poliglotti di Lina Wolf, e io l'ho letto in svedese, ma comunque c'è anche in italiano, si chiama appunto Gli amanti poliglotti, e questo mi ha ricordato Sally Rooney più che altro, cioè non c'entra niente la storia, perché sono tre storie che all'inizio sembrano non avere nulla in comune, infatti il libro è diviso proprio in tre parti, su tre personaggi diversi. Quello che secondo me ricorda un po' Sally Rooney sono proprio le dinamiche relazionali e anche un po' i personaggi femminili, perché i personaggi femminili sono molto variegati. In alcuni racconti, cioè racconti, in alcune parti sono magari un po' sottovalutati, in altre parti sono misteriosi. Sono personaggi particolari e anche quelli maschili sono particolari, però boh, secondo me per quanto riguarda magari l'esperienza del dating o appunto le dinamiche relazionali, secondo me questo libro ci sta, ci può stare insomma se vi sono piaciuti i libri di Sally Rooney e quindi ve lo consiglio. Poi ve lo consiglio a prescindere perché a me è piaciuto tanto, cioè non riuscivo a staccarmi, è proprio una lettura che ti viene voglia di proseguire. Altra lettura, che vabbè, magari questa è un pochino scontata, è Chiaroscuro, Luster in inglese di Raven Leilani. Questo ve lo consiglio proprio perché la protagonista è appunto una millennial, solo che invece questo libro, invece di trattare di classi privilegiate, come di solito fa Sally Rooney, parla insomma di una ragazza nera, una ragazza con un futuro
che non sembra proprio rose e fiori, e nemmeno un passato che sembra rose e fiori, insomma, una persona che ha una vita abbastanza difficile, che deve proprio capire cosa vuole fare nella vita, non sta benissimo neanche dal punto di vista mentale. Quindi insomma è interessante perché qua si parla di relazioni, si parla di lavori che non soddisfano le persone, si parla insomma di tematiche che ricorrono spesso nella narrativa millennial, diciamo, magari non vi piace definirla così, però insomma per capirci la definisco così. A me è piaciuto tantissimo, l'ho messo nei preferiti, se non l'ho messo me ne sono dimenticata, su Instagram l'ho messo nei preferiti, non mi ricordo se ne ho parlato nei video dei preferiti, però molto bello. Altro libro che vi consiglio è questo qui, Multitudes di Lucy Caldwell. Questo libro io non penso sia stato tradotto in italiano, è una raccolta di racconti. Lucy Caldwell è scrittrice irlandese, i racconti sono tutti ambientati nell'Irlanda del Nord, che è un territorio un pochino particolare. Mi è piaciuto moltissimo, io questo libro l'ho letto molto prima dei libri di Sally Rooney, è stato uno dei primi libri che mi sono comprata appena mi sono trasferita in Svezia, infatti anche molto piccolo perché dovevo ancora prendere una certa dimestichezza con l'inglese. Quindi io lo consiglio anche a chi magari si vuole approcciare a leggere in lingua, senza insomma prendersi dei classici o dei libri magari più complicati. Questo è molto piccolo e anche scritto magari, ci sono i fiori come sono romantica, scritto magari anche con un font piccolissimo. Vabbè, comunque questa raccolta di racconti parla di i personaggi intanto sono tutti adolescenti o comunque prima età adulta, parla di malattia mentale, parla di tematiche queer, parla di maternità, di transizione, insomma parla di tantissime tematiche. Dicevo, l'ho letto prima di leggere Sally Rooney, però me lo ricorda così a pelle. Quindi sì, ve lo consiglio anche, dicevo, come un primo approccio alla lettura in lingua. Poi, questo libro invece ve lo consiglio per un fatto di scrittura, perché Bernardino Evaristo in questo libro sconvolge un po' tutte le regole di punteggiatura. Infatti non ci sono punti, non ci, no, le virgole ci sono, però non ci sono punti, e come scrive Sally Rooney, perché Sally Rooney quando scrive dialoghi, insomma, non sono virgolettati, nemmeno Bernardino Evaristo, quindi anche lei comunque ha una scrittura un po' particolare che tende a rompere i canoni della punteggiatura. Mi è piaciuto molto questo libro, racconta storie di donne, di diverse donne che hanno una vita particolare, un percorso di vita, insomma, da cui hanno imparato molto, e è stato molto interessante, insomma, leggere le storie di queste donne. Boh, mi ha un po' ricordato Sally Rooney più che altro per la scrittura, ma anche per i personaggi femminili che sono abbastanza, non dico particolari, perché Marianne è una ragazza abbastanza standard, diciamo, però magari alle protagoniste di parlarne tra amici. Poi, altro libro che vi consiglio è In the Dream House di Carmen Maria Machado, in italiano mi pare sia Nella casa dei tuoi sogni. E questo racconta di una relazione tossica tra due donne. Il tema relazione tossica mi ha subito riportato la fase un po' buia di Marianne e anche al rapporto malato che c'è tra lei e suo fratello, insomma, l'aria che si respira in casa sua. Se volete un po' approfondire questa tematica, secondo me questo libro è fantastico, io l'ho amato, un libro bellissimo che vi farà riflettere su tantissime cose a cui magari non avete mai pensato, perché perlomeno io non ci avevo mai pensato. Poi, altro libro molto, molto dibattuto è Atti di sottomissione di Meghan Nolan, anche qua torniamo in Irlanda, scrittrice irlandese. Libro ambientato in Irlanda, storia di un amore tormentato, che chiamarlo amore, insomma, non so neanche che senso abbia, perché non è più che altro una forma di pazzia, non saprei come descriverlo. Mi ha ricordato per ambientazioni, anche comunque sempre ritornando a questo, alle relazioni tossiche, mi ha ricordato Sally Rooney. La scrittura no, perché questo qua sembra quasi un diario, mentre i libri di Sally Rooney sono diversi. Però, insomma, se vi interessa comunque la tematica relazioni tossiche, relazioni abusive,
Secondo me ci può stare. Interessante, a me ha colpito soprattutto sul finale perché non te l'aspetti, ma secondo me il titolo è fuorviante perché il titolo in inglese è Acts of Desperation, quindi atti di disperazione, non di sottomissione. Comunque, insomma, io l'ho letto, a me è piaciuto. So che a tante persone non è piaciuto, la scrittura, ok, mi rendo conto che non sarà il capolavoro della vita. Però come tematica, come libro, insomma, io l'ho letto veramente in 2 giorni, a me è piaciuto. Poi siamo arrivati all'ultimo consiglio che vi do, che è Difficult Women di Roxane Gay, Donne difficili di Roxane Gay. Io questo libro l'ho amato, cioè anche questo qui l'ho letto molto prima di conoscere Sally Rooney. Questo proprio ve lo consiglio a prescindere. Io adoro Roxane Gay, ho letto praticamente tutti i suoi libri. Questa è una raccolta di racconti, racconta la storia di donne che hanno un passato, una vita, insomma, difficile, come dice il titolo. Un libro che mi ha fatto riflettere, che mi ha fatto piangere. Un libro che secondo me va letto. E quindi, pensando un po' ai personaggi di Sally Rooney, a quello che hanno passato, anche alla loro personalità, secondo me, se vi interessano, insomma, le storie di donne, questo qua potrebbe piacervi. Questo libro è stato il mio preferito del 2018-17, non mi ricordo più quando l'ho letto. Comunque, un libro bellissimo. E questi erano i miei consigli, io non ho altro qui da consigliarvi per ora, infatti non è escluso che io faccia un altro video in cui includo più titoli. Fatemi sapere se questi libri vi sono piaciuti, se li avete letti, se anche voi ci vedete delle tematiche comuni. Se volete supportarmi potete acquistare uno o più di questi libri tramite il link di affiliazione. In questo modo potrete sostenermi e sostenere i contenuti che creo su questo canale. E basta, insomma, ci vediamo al prossimo video e io vi mando un saluto. Ciao!